Oh, Dio cagnone! E dai! Twitch di merda! Si impala la categoria. No, non faccio Jogesser, devo finire l'horror. Ecco qua. Chi sbussa? No, non c'è nessuna democrazia stasera, dobbiamo finire l'horror, la democrazia è scaduta. Allora. Eh sì, vi ricordo che domani non ci sono, sono al compleanno di mia sorella, ci sarò domenica. No, non è che sono antidemocratico, c'ho il gioco da fare. Ma io sono abbonato, sì lo sei. Oggi dobbiamo finire l'horror, quindi stasera la democrazia non c'è. Speriamo che Daddy avvenga, perché se non viene... Miserabile bagascia da monta, non ci sei che mi ho paura. Titiridi, ho la RTX 3080. Allora, noi eravamo qua. Il problema è che io adesso devo capire che cazzo devo fare, perché posso uscire, immagino. Serve la tessera di primo livello. Beh, non ce l'ho. È questa. C'era la tessera di primo... Ah, devo passarla qui, forse. Access granted. Sì, non è che mi tranquillizzi molto, eh. Non è che mi tranquillizzi molto l'ambiente. Di quinto livello... Sembra un po'... È probabile che io abbia avuto un'allucinazione dovuta da funghi, perché... Posso camminare su sta cosa o... Oh, proiettili! Qua, più che la torcia, io prendo direttamente la pistola, perché... Dabne, grazie mille per i 21, palatina, 29 per armate. Qua pure che vengano fuori un sacco di sborre. Il DLC di FNAF, appena esce lo faccio, però devo uscire. Mi sta dando veramente tanti colpi di pistola, un po' tanti. Chiave armadietto 21. Mi sta dando veramente troppi colpi di pistola perché non ci sia qualcuno a cui sparare molto ferocemente. L'armadietto 21, è questo? Ah no, è scritto 10, che cretino. Armadietto 21. Non posso uscire di qui. Andrò di là. Nala, non rompere i coglioni. Se hai voluto entrare, adesso stai dentro fino alla tua morte. Serve la testa di primo livello. Access granted. Non muovetevi perché vi sparo in culo talmente forte che vi faccio esplodere. Quel gas non sembra promettente. Madonna mia Nala, che fatica che sei. Esci il felino, no, sta cazzeggiando pesantemente in giro per la casa. Ho come l'impressione che se vado lì o muoio o simile, perché secondo me il gas mi fa male. Access granted. Immaginavo. Hello there. Presumo di dover fare... Fabrizio, grazie per i 4, Balatino, mentre l'hai per armato. Oh, ma che cazzo è per il culo? Okay. Chi ha in testa? La testa. È la mia testa, Balatino, non è niente. È la mia testa... si vede che da cinno ho preso una botta e mi è venuto fuori, ho più osso del normale. Oh, piano con la luce che mi caghi in mano. È chiuso a chiave, va bene.
Il problema è che devo trovare qualcosa che... vediamo se trovo qualcosa di utile per andare avanti. Come siamo andati dalla casa? Oddio, c'è un codice. Un codice che io non so, però. No, questo non lo faccio niente. Oddio. E mo? C'è un codice che non conosco. Ma scusa, poi io ho le candele. No, ma non può essere stato un sogno. Io c'ho ancora le candele. Ho ancora le candele e gli accendini. Perché il codice è 17258? No, ci voglio arrivare da solo. Cioè, voglio capirlo da solo. Scusa, perché? Your only limit is you. Colpi, colpi. Vediamo se ho dimenticato qualcosa che probabilmente mi può dare il codice, che evidentemente forse sono io che ho tralasciato qualcosa. Se illumini dietro la cassa c'è scritto. Ma come? Ma dove? Questi sono, sembra molto i marziani di The War of the World. Penso siano quelli, sai, penso siano tipo, penso siano delle raffigurazioni. Danny, nel laboratorio il poster con i tripodi li hai presi da The War of the World, chiedo per curiosità. Dov'è che illumino dietro la cassa? Sì, sono loro, perché sono un fan del romanzo. E ho giocato un sacco al gioco anche. Che è bellissimo peraltro, però. No, non ho la minima idea. Danny mi ha risposto: no, quel maledetto bastardo non mi sta cagando. Non ho la minima idea. Auguri mia sorella. In realtà mia sorella gli ha fatto il 18 il compleanno. Domani fa la festa, ma gli ha fatto il 18 gli anni. Apri. Hai saltato un portone. Ma come ho saltato un portone? Ma sono il bambino duro. Come ho saltato un portone? Questo? Quale? Access granted. Ah, questo qua, avete ragione, sono rincoglionito, sono andato un portone. Sono rincoglionito, avete ragione voi. A 18 anni tua sorella, no, mia sorella ne ha fatti 25, ha 10 anni in più di me. Io ne ho 35, lei ne ha 25. Che cos'è sta roba? Bussola di Schlegel. Però ho troppa roba. Però ho troppa roba. Che faccio? Ho troppa roba. Non so che cazzo fare. Cioè, non ho più slot nell'inventario. Che devo fare? Se riesco a trovare l'armadio 21, posso risolvere parti. Questo qui mi sa che mi serve. Mi sa che è una cosa che mi serve per forza. Cioè, cazzo devo fare? Questo è il problema. Vediamo se no, livello 3. Vediamo se posso aprire questo. Così svuoto. Access granted. Provo a usare quello dell'armadio 21 che non c'è. Che è successo in questo? Danny ti ha abbandonato. Sì, veramente. Domani non sgrido. Fino a ieri mi mandava foto di cazzi. Ora mi abbandona, veramente. Chiuso a chiave. Non capisco perché l'Outer Life ci obbliga a scrivere questi diari di bordo. Forse sperano di farci mantenere un contatto con l'umanità sulla Terra. Oddio, non siamo più sulla Terra. Ah, qualcuno forse ha visto come sia. Cosa mi manca della Terra è il cinema. A bordo possiamo vedere un sacco di film, ma non è come andare al cinema. Condivido questa passione con Noam, ma ultimamente è sempre impegnato. Passa gran parte del tempo a fare statistica, a valutare che tipo di forme di vita biologica potremmo incontrare su Gliese 581G. Ah, siamo andati su Gliese? Viglia! Ma Gliese non è distante 20 anni luce. Abbiamo fatto un bel viaggio. Ormai manca poco l'atterraggio. Forse quando avrà colmato questa sua curiosità tornerà a sborrarmi. Non giudicatemi, come dottore di bordo non ho molto da fare in questi mesi. Ho tolto qualche mal di testa sporadico, nessuno è meno che lui ha bisogno d'aiuto. Dottore, tutto quello che vuole. Mi sembra che qui abbiamo un problema più grosso, perché mi sa che siamo arrivati su Gliese e su Gliese abbiamo trovato forme di vita non esattamente affini alla nostra sopravvivenza, doc.
Non vorrei sembrare brutale, Doc, ma qua mi sa che ci sarà ben più bisogno di un medico che... Ah, 903-475, forse è quello. Forse è quello, 903-475, vediamo. Però io voglio raccogliere sta roba qui. Danny mi ha sentito. Io voglio quella roba. Che cazzo faccio? Cosa butto? Non voglio buttare roba che mi serve. Bellissima. Hai mai giocato al videogioco del 98? Che potevi usare gli umani e i marziani? Io ci perdevo i pomeriggi. Danny, non so cosa buttare. Ho trovato una bussola, ma mi serve tutto l'inventario pieno. Allora, raga, no. Io non la butto, la bussola. Io non butto un cazzo. Io voglio trovare questo cazzo di armadietto 21. E poi dopo, quando trovo l'armadietto 21, magari... butto la chiave e non la uso più, però io non voglio... Non puoi buttare niente, ma nella scatola iniziale, da dove sei partito, c'è un cubo, quel cubo funziona da borsone. Ah, fico! Non lo sapevo. Io t'ho mandato un vocale che ti arriverà adesso, dove ti ripeto la stessa cosa, lascia perdere. È chiuso a chiave, Danny! È chiuso a chiave, non posso aprirlo! È una menzogna! Non posso usare il cubo! Chiusa chiave sto cubo di merda! No, questo è livello 3. Non c'è il cubo, Danny, ho paura, sono decubato! Non ci sono cubi... Aspetta, qual era la password? Qual era la... No, 903-745. No, ragazzi... 903, siete sicuri? 903-745. Questa non è la stanza iniziale, caro Andre. Ah, questa. La prima stanza, la questa. Primissimissima, dove c'è il salvataggio. Ha ragione, questa. Molto più grosso. Questa non è la stanza iniziale, c'ha ragione lui, sono rincoglionito. Ha ragione anche lui. Questa non è la stanza iniziale. Sì, io poi sono rincoglionito, c'ha ragione anche lui, poveretto. Ecco qua il cubo di Decube. Adesso io che cazzo metto via? Boh. Io non so che cazzo mettere via, raga. Questo è il problema. E se mi serve tutto dopo? Raga, metto via l'accetta, oh. Metto via l'accetta. Speriamo, basta. Speriamo che non mi serva. No, le candele. Io non so se ho bisogno della luce qua, questo è il problema. Non ho messo via la luce, le candele, robe varie, la torcia, perché non so se mi servirà più avanti. Allora, adesso voglio recuperare, uno, la bussola. Due, ragazzi, il codice forse o abbiamo sbagliato noi a mettere il codice, o il codice semplicemente non apre quella roba lì. 903-475. Ci riprovo, ma forse non apre quello. Forse non apre quello. Siete sicuri 903-475? Ah no, allora era 7. Ho messo 745 forse. Che tessera ho preso? Tessera di livello 2. Ora, immagino che la tessera di livello 2. Permetta di aprire! Dio bestia, dio cane, dio merda, dio lurido, dio stronzissimo animale, fottuto, maiale, Gesù Cristo inculato male da un cane con la rabbia. Dicevo, siccome probabilmente. Cos'era quel. No, dai, sono arrivati i cazzi! Ora, siccome immagino, presumo, ipotizzo che la tessera di livello 2 permetta di aprire tutto, anche le cose di livello 1, come normalmente funziona di solito in queste circostanze, io andrei a mettere via la tessera di livello 1. Ah, devo recuperare la bussola, merda, è vero. Cazzo stava la bussola, aspetta, devo andare prima a recuperare la bussola. No, non mi ricordo più dove cazzo stava la bussola. Ah, è qua. Allora, io questa qua... Ah, non posso buttarla via, merda. Allora, andiamo a mettere via la tessera di livello 1.
Ma non, Dani, non volevo sapere. Andiamo a mettere via la tessera di livello 1 e riprendiamo la tessera di livello 2. Cazzo, sto andando. Allora, via la tessera di livello 1. Ci teniamo solo la tessera di livello 2. No, no, tienila la tessera di livello 1, tienila sempre. A posto. Perché ti permette di leggere il computer. A posto. Allora qua. Non ho la bocca piena di cazzi, allora metto via, ragazzi, metto via le candele, metto via gli accendini. Speriamo che non ci servano. Speriamo che la torcia basti e avanzi. Allora, tessera di livello 1 a quanto pare ci serve. Andiamo a recuperare la bussola. Che non ho idea bene a che cazzo posso servire in questo frangente, ma riprendi l'ascia. Allora, ho 180 munizioni, non, a meno che non succeda un dramma, io l'ascia non la starei a riprendere, sinceramente. La bussola segna sud-est, sud-ovest, sud-ovest e nord-est-est. No, non so bene a che cazzo. No, lascia non serve un cazzo. Lascia, non la prendere. Lascia non serve un cazzo. Lascia, lascia. Hai letto anche i computer che ci sono in ogni stanza? No, non ho letto onestamente i computer che ci sono in ogni stanza. Anche perché ho scoperto. L'ho fatto prima, ma ho scoperto praticamente ora che. Ciao Andrea, oggi ho preso altre carte Pokémon la prima generazione e comunque oggi gli ho mandato la foto della dieta mediterranea al Doc e vabbè, gli ho detto che era un maschilista retrogrado medievale e che mia cugina che è vegana non ha mai perso il ciclo niente, e che io sto facendo una dieta con tutto quello che lui toglie come perla. Gli ho mandato lo screen con la frase fatta da tua sorella e mi ha detto che mi denuncia, ma mio padre è un maresciallo dei carabinieri, quindi mi va male. Gliese è il pianeta quella a 20 anni luce, Deli. Essere il primo biologo nella storia dell'umanità a raccogliere campioni di vita vegetale su un pianeta. Temo che il raccoglimento di campioni vegetali non abbia portato. Grazie per dire, Elisa Valatina. Non abbia portato a buoni frutti. Il raccoglimento dei campioni vegetali deve essere stato, a quanto pare, un grosso fallimento, perché in questo casino neanche Poison Ivy sarebbe stato in grado di farlo. Ora, è vero che io ho la tessera di livello 2. Devo trovare l'entrata di livello 2. Quando torneremo sulla Terra, l'Outer Life mi sentirà. Avevo espressamente chiesto a un pianeta. Sì, è vero, lo so. No, ma è vero, Danny. È un pianeta simile alla Terra, che si ritiene anche abbia una gravità simile, mi pare sia 20 anni luce. Quando torneremo sulla Terra, avrò espressamente chiesto una lavagna nella mia cabina. Dove l'hanno installata? Nella cabina di Reiner. Non posso nemmeno staccarla e portarla nella mia stanza. È fissata alla parete nella nazione. Oddio, prima poco. Qui sta lamentando la lavagna. Ah, la lavagna mi serviva come indizio per il codice, ok, che noi abbiamo già avuto, quindi non ci serve. La pistola. Riporterai mille modi per morire. Non è che non voglio portarla, che non ci sono più puntate. Non è che non lo voglio più portare. Non ci sono le puntate proprio. Ecco qua, livello 2. Porco Dio, un culo! Trovo anche dietro che... Solo due culi? Ma aspettavo molti più culi. Rimbalza quanto spari, hai visto? È come quando schiaffeggi un culo, rimbalza. A quanto pare i casi sono due. O noi siamo andati su Glise e queste piante mi hanno mandato a fare un trip da acidi che mi ha fatto ripensare alla mia vita passata, che causandomi dei deliri mentali, cosa non da escludere, perché c'è quel basso che somiglia molto alle mie scoreggi di prima mattina. Munizze armadietto 2. Dobbiamo andare di... C'è un pelo in bocca, non so che cazzo. Andiamo a prendere l'armadietto 2. Qui si usa col computer? No.
Li hanno trasformati in cazzi. Abbassi il volume. Ancora lo devo abbassare. È già bassino, patato. Allora, andiamo all'armadietto 2. Devo stare attento perché qua è pieno di stronzi che fanno gli stronzi. È diventato un survival. Una sfera, la sfera sinistra di Sheiva. Chi è Sheiva? Salviamo. Ho ancora due salvataggi e ho lo slot pieno. Non posso fare combina. Esamina. Non ho idea che cazzo serve sta palla. Non bussa più nessuno. No. Per ora tengo tutto perché... sì, per ora mi serve tutto. Armadietto 21. Se riuscissi a capire dove cazzo sta sto armadietto 21, non riesco a trovarlo. Metti via la cassetta. No, la cassetta rimane. Ho preso una sfera di Sheiva che presumo vada al centro, perché sembra molto che vada al centro del tavolo. Credo, ma non sono sicuro per niente in realtà. Prendiamo le Coca-Cola, che c'è le Coca-Cola, ci danno la vita. Cassetta, proiettili, Coca-Cola. Ok. And now the end begins. Oh, proiettili. Qua servono, che sta astronave è pieno di cazzi mobili, pieno di stronzi. Allora, noi abbiamo due oggetti che non identifico esattamente bene. Orco Dio, c'è un gigante, c'è il gigante colossale là dietro. Questo mi farà sprecare 2000 miliardi di proiettili, vacca troia. Access granted. Oh, non corre mica, eh. Oh, zio, non corre... Oh, no, non corre verso di lui, coglione di merda! Aia, m'ha sputato! Non mi sputare, che schifo! Mi sputa! Ciao, scusa per il messaggio lungo. Buona serata. A cagare, insomma. Grazie per il giro. Mi ha sputato, che schifo! La uso. Porto la vita in alto, così. Porta in alto la vita. Segui il tuo capitano. Ne ho visto un altro. Spero di no, perché sti cosi sono duri da buttare giù. Io uso un bel po' di queste, così. Vediamo se è il massimo. Sì, 200 è il massimo, perfetto. Mi tengo al massimo di vita, così almeno ho meno bisogno dopo di recuperare. Sparagli in testa. Sì, ma che cazzo spara in testa con questo joystick, questo mouse, la mira più secco. Io voglio trovare sto cazzo dell'armadietto 21, però. Cioè, proprio è diventata una questione di principio oramai. Raikard è insopportabile. Da quando l'uomo è impegnato a esaminare le piante che abbiamo prelevato, Raikard cerca un'altra persona per guardare i film insieme a lui. Non mi piacciono i suoi film, che due coglioni, visto che nessuno di noi ha mai avuto bisogno del medico, si sta annoiando. Per tenerlo occupato ho costruito un piccolo prepuzio elettronico. Se Raikar vorrà avere la sua tessera di quarto livello, dovrà ricomporre il prepuzio. Spero che questa cosa ve lo levi di torno. Sono l'ingegnere capo di questa nave e devo impiegare le mie energie per costruire prepuzzi trappola. Va bene. Ma però l'ingegnere ha fatto succhiare un cazzo al medico. Ottimo. Proprio dei geni in questa nave di merda. Livello 3... Livello 2. Io voglio l'armadietto 21. Braccia. I resti di Sheiva, la I di bordo. Ah, ce l'ho il cuore. No, forse non ho il cuore, però. Non so cosa ho. Ho delle robe. Tessera di livello. Orco Dio. Devo trovare. Allora, ragazzi, spero. Vediamo se l'armadietto 21 è qui in giro. Se è qui in giro mi libero di quella cazzo di tessera, perché mi serve. L'armadietto 21 però a me non sembra ci fosse in giro.
Danny, l'armadietto 21 è qui in giro o sono io che sono stronzo e non lo vedo? Qua c'è il 19, no, sarà più avanti l'armadietto 21. Che cazzo metto via? Non so cosa mettere via. Beh, metto via la tessera 2, dai. L'armadietto 21 è tra l'armadietto 20 e l'armadietto 22. Il problema è che Danny, qua c'è l'armadietto 19, ergo l'armadietto 21, immagino l'armadietto 20 e 22 non c'è. Immagino di non esserci ancora arrivato. Poso la torcia. Sono quasi tentato, anche se in realtà sono più tentato di mettere via la tessera di livello 2. Abbiamo aperto praticamente tutto. Torcia la posa. Potrei anche posare la torcia, in effetti. Però mi sa che potrebbe saltare la luce, quindi... Io poserei la tessera di livello 2. Vediamo un po'. Abbiamo quella di livello 3. Non capisco se l'ho già sentito sto... Nel corridoio dove ci usciva, comunque, se vai in fondo, c'è un altro box dove posare gli oggetti senza tornare all'inizio. Ah, perfetto, dai, non l'avevo visto. Tienile tutte le tessere. Vabbè, oh, qualcuna la dovrò pur mettere via. Comunque, sta quella di livello 3, ripeto, dovrebbe aprire in generale. Quella di livello 3 dovrebbe aprire anche quelle di livello 2, forse. Poi magari non è così che funziona, però... Quelle di livello 2 le ho aperte praticamente tutte. Non ci sono più porte chiuse di livello 2, quindi... Ma non è una tessera di livello 3, che cazzo dico? Apre una cassa... Apre una cassa, l'estate che avanza, mi sono inventato la tessera numero 3, che non esiste, l'estate che avanza, dammi un pisello che vado in vacanza, ma quanto è bello andare su Glise con le piante sotto i piedi, ci sono dei piselli che mi attaccano e mi cagano il cazzo. C'ho un uomo verde deformato che mi prende a calci in faccia. Devo trovare la tessera 3, se no qui... Si cura la mamma! Che cazzo di... Ma basta! Sto avendo le allucinazioni! Madonna stroboscopica! Che cazzo era? Un'allucinazione. Sto avendo delle allucinazioni, probabilmente, perché questo gas di merda mi sta rincoglionendo. Allora, ho raccolto una cosa che apre una tessera e sono convinto che non sia quello che devo aprire. Ci deve essere un'altra tessera che non ho preso che devo aprire. Qui non ce l'ho, faccio fatica. Ma non ci sono cose numero 2 che devo aprire, non ci sono cose numero 2. Ho lanciato il telefono. Con Danny i giochi sono tutti così. Tutto livello 3 quello che mi rimane. Forse apro quella, vediamo. Benissimo. Ho il cuore dell'intelligenza a fififave. Ho il fififave. Benissimo. Andiamo a mettere l'intelligenza. Andiamo a mettere il cuore all'infififife. Che schifo! No. Che no, tu sei più resistente dei piselli. E sei anche brutta. 129 proiettili. Stanno comunque calando, eh. Devo trovare delle scorte in fretta perché non ne ho infinite. Oddio, che no, tu sei scemo, Danny. Che cazzo è quello? Però no, Danny, perché c'è Ronnie Coleman in salotto? No. Andiamo a salvare, devo fare a botte con Ronnie Coleman. C'è un bisonta 12 ante lì nella sala, andiamo a salvare. Io salvo. Ho tre salvataggi. Io li sparo molto a distanza. Io provo a buggarlo. No, non è. Non è un nemico? Ah. È talmente Chad che ha aperto lui la porta. È un Chad. È talmente Chad che la porta, anche senza pass, ha deciso di aprirsi.
È talmente grosso che la porta ha detto: scusi, mi apro, abbia pietà, mi perdoni, la faccio passare. Le chiedo scusa se ho osato non aprirmi. Riattiviamo il cuore di Shiva. Posa. Salve Shiva. Ah, ok, queste... Come no? Ah, ok, queste uno. Non c'entra un cazzo la bussola? Quattro strumenti. Dov'è il quarto, scusami? Mi sono perso qualcosa. Quattro strumenti... Ah, è qua. Ok. Primi tre li abbiamo dati. Armadietto 12. E andiamo all'armadietto 12. In questo gioco we like the armadietto. Io spero tanto di trovare la chiave, cioè spero tanto di trovare, voglio dire, delle munizioni. Tanto andiamo a prendere la chiave dell'armadietto 12. Oh sì, i proiettili che non avevo veduto. Che paura, quella. Spuntano culi continuamente. È un culaio questo posto. Che schifo. Questo posto è un culaio tremendo. Andiamo all'armadietto Dobifi. Stando attenti perché ogni tanto sbucano dei culi selvaggi che cercano di cularmi. Oddio, dove cazzo stava il 12? Non mi ricordo più. Quella canzone prima diventi ricco. Me la deve comprare Danny, che la mette come musica per il download del gioco. 10. Uno non ce l'ho. Questo è il 10. Non posso. Tessera di quinto livello. Io neanche sapevo che fosse il quinto fino adesso. Dov'è l'armadietto 12, Dio branzino? Cazzo sta il 12? Madonna scafandra. Quello è il 10. 12. Controlliamo che non ci siano dei culi selvatici che spawnano a cazzo. Come è successo. Attento il Chad. Ma non credo che il Chad. Oh, un oggetto per la. La. Lo sapevo che c'era una troia. Oh, ricarica. Oh, ricarica, ricarica. Oh, veloce, veloce. Tua madre. Meno male che non ho usato tantissimo i proiettili. Ok, abbiamo un oggetto da dare a Sheva. Abbiamo un oggetto da dare a Sheva. E poi abbiamo anche l'armadietto 21, che immagino sarà dove è entrato il Giga Chad di prima. Prima andiamo a dare. Andiamo da Sheva a dargli quello che è da Sheva, quello che è di Sheva. Si può? Permesso? Pronto? What's happening? Hello? Hello? It's me you're looking for! Dio cane bastardo! Che sorriso smaliante. Ah, vedete, lui è quello che non seguiva il consiglio del decimo dentista. Che meraviglioso sorriso, madonna putrefatta in un campo contaminato nomadi della Turchia est-occidentale. Dio squirtato nel naso. Che cazzo di infarto con quel ghigno di merda. Non si è sentito. Non si è sentito che cosa? Mi ha spaccato un timpano. Ok, Sheva, ti ho dato l'altro strumento. E now andiamo da dove ci manca. Dobbiamo andare. Controlliamo che non. Ha dato un calcio al computer, Danny, mi sono fatto malissimo. Credo essermi spaccato un dito del piede.
Controlliamo che non ci siano stronzi spawnanti. Cosa non così ovvia. Oh, no, no, aspetta, qual era il mio? Il 21. 21, livello 3 non ce l'ho. Che paura la foglia, che cazzo. Munizze e cochina. Cochina e munizze. Munizze e cochina. Cochizze e munina. Ma il computer sta bene? Il computer sta bene, sì sì, anche perché bestemmiamo più... C'è un campo di forza che non mi permette l'accesso. Che succede? Cosa sto sbagliando? Vabbè, dai, ma capirai, era una gara, non è che muore nessuno, alla fine vincerò altre. No, non sto parlando con te, Danny, Non è un campo di forza, è un vetro, Andrea. È un vetro! Non lo vedevo, il vetro! È un campo di energia! Ma come lo rompe il vetro? Spara. A quanto pare il proiettile non ha sortito alcun effetto. Livello 4, che non ho. A quanto pare non possiamo entrare. Se non lo buca un proiettile, non penso lo bucherà l'ascia. Almeno credo, non sono sicuro. Poi magari mi dice: no, coglione, lascia. Però non abbiamo risolto il problema, perché... Comunque non abbiamo risolto il problema, perché in realtà... Vai dritto. Tu vado dritto dove? Che qua c'è un accesso di livello 4. Lanciati contro, sì, di testa. Qua livello 3. No, non sprechiamo munizioni. Non fa un cazzo di proiettile. Ma quindi? I am impalated, è quello il problema. I am pretty impalated. Un malleolo si impallaolo. Continua a esplorare. E che cazzo esploro? Questa è la zona. Non è che posso inventarmi nuove zone. Questa è... Danny, che cazzo succede? Perché non si impallaolo il malleolo? Ah, armadietto 20. Ecco cos'è che si impalla Olo. Secondo me devi andare in fondo al corridoio dove c'è Sheva, in fondo verso il vetro, che su un divanetto c'è una chiave che forse ti sei perso. Troppo tardi, Danny, l'ho già trovata. Ho risolto il puzzle. Ho risolto il puzzle prima del tuo suggerimento. Ho puzzelato il puzzle. Teniamo sempre gli occhi aperti per le munizioni e gli uomini culo. L'armadietto 20, eccolo qua. Speriamo ci sia l'ultimo pezzo di Shiva. Ah. Benissimo, l'ultimo pezzo di Shiva. Vediamo se Shiva mi garantisce accesso o mi dà la tessera numero 94. Salve. Ecco l'ultimo. Dov'è? Ecco qua. Attivazione completata. Recupero backup in corso. Dati backup recuperati. Procedo all'operazione succhiamento bisogno. Ripristino sistema di dialogo. Ripristino completato. Ciao Noah, come butta, fratello? Hai delle richieste? Che sta succedendo? Shev 3v4. La missione forme di vita biologica è stata completata con successo. Ovvero? Avete raggiunto Gliese 581G, i campioni di vita vegetali sono stati prelevati e coltivati a bordo dell'astronave. Sì, l'hanno infestata l'astronave, quello è il problema, Shev. Dove sono gli altri membri dell'equipaggio? Un po' lì, un po' là. Sono tutti morti. Buona giornata. Cosa? Come sono morti? Fai la voce femminile, va bene. Dati mancanti!
Porca madonna! No, porca madonna! Scema, mostrami i filmati delle ultime 24 ore, dio bestia! Dati mancanti! Merda! Cosa è successo dopo che abbiamo recuperato le piante? Perché non mi ricordo un cazzo? La perdita di memoria è normale dopo una lunga esposizione alle sporie tossiche! Li ho uccisi tutti io, compagni, vuoi vedere? Spore tossiche! Li ho uccisi io, compagni. Vedevi i culi, erano i miei compagni. Phenom, le forme di vita vegetali che avete portato a bordo di questa nave hanno alterato i livelli di ossigeno e hanno lentamente iniziato a rilasciare un gas! Che tipo di gas? Non so rispondere a questa domanda. Nel mio database non sono registrate informazioni su questo gas. Presumo si tratti di chimica sconosciuta o non reperibile dai dati terrestri. Vaffanculo, Sheva, sei inutile. Li ho uccisi io. Quali sono gli effetti di questo gas? Non ho avuto modo di analizzarli in profondità. Sono stato disattivato durante il processo. Gli unici dati che ho riguardano le allucinazioni. Allucinazioni. Sì, no, ho notato alterazioni di sangue di tutti i membri dell'equipaggio. Ho provato ad avvertirvi, ma nessuno di voi era toretta. Eravate strani. Li ho uccisi io. Che tipo di allucinazioni sono? Li ho uccisi tutti io. Erano i miei compagni, li ho uccisi tutti. Da quello che ho potuto osservare, dipendono dal grado di intossicazione. In forma lieve sono allucinazioni visive. In forma pesante puoi immaginare un'altra realtà. La casa! Quale casa, Noah? Non ero più su questa astronave, ero una casa in campagna, la casa che ho sempre sognato di possedere. Un po' come il tuo culo, Shima, anche se non hai culo perché sei un busto. È stata chiaramente un'allucinazione, Noah? Perché io sono ancora vivo? Quando la situazione è iniziata a generare, è stato un unico membro in grado di barricarti nella tua stanza. Allora forse no, non è vero che li ho uccisi io. Sei in grado di riportare la nave sulla Terra? Non posso per le piante all'interno, immagino. Risposta affermativa, Noan, ma non in queste condizioni. Non posso riportare la nave sulla Terra finché non avverranno distrutte le forme di vita vegetali. Allora forse no, non li ho uccisi io, semplicemente era il gas, non lo so, forse. Ho bisogno della tessera di terzo e quarto livello, do cazzo stanno? Ho appena sbloccato l'armadietto che contiene la tessera di terzo livello. Quella di quarta l'ha presa uno dei membri dell'equipaggio. Buona fortuna, Noah! Sei tu un coglione a parlare così. Pronto? Non posso muovermi, che succede? Shiva? Pronto? Shiva? Shiva ha la stessa voce di quel tipo che canta "Mi piace la zucchina". Sei un disastro. No, non era buggato, devo far salta filmato. Grazie, puttana. Shiva, a proposito, vaffanculo. Ok, abbiamo da sbloccare la tessera numero 8. Sheva, muovi il culo e fai partire la nave, sti cazzi delle piante non fanno niente. Andiamo all'armadietto numero 8. Abbiamo sentito l'audio. Vabbè, ci sta, non è che ha detto niente di mannabile. Però è vero, ho fatto la voce molto, molto poco etero. Tessera e proiettili. Allora, abbiamo la tessera di terzo livello, quindi io come prima cosa di base andrei a salvare. Andrea, mi spiegheresti nel giro di 10 parole cos'è l'effetto farfalla? Cos'è l'effetto farfalla? In 10 parole è impossibile da spiegare l'effetto farfalla. L'effetto farfalla sostanzialmente consiste L'effetto farfalla sostanzialmente consiste nel fatto che un minuscolo cambiamento nel mondo può causare un enorme cambiamento nel futuro. Prendete solo ad esempio il fatto che magari tua madre e tuo padre si sono conosciuti, non so, ad una gelateria alle 4 del pomeriggio perché tuo padre in quella giornata ha avuto caldo e voleva mangiare un gelato. Se tuo padre non avesse avuto caldo, tu non saresti nato. E metti caso che tu, non dico tu, sei Adolf Hitler,
Vuol dire che il caldo di tuo padre di quella giornata ha causato la seconda guerra mondiale. Per dire. Metti caso che Aloy e Clara Hitler, quando si sono conosciuti, si sono conosciuti per una casualità randomica. Che ne so, lui è andato a comprare del pane perché aveva avuto fame la sera prima. La fame del padre di Hitler, la voglia del pane del padre di Hitler, ha causato la seconda guerra mondiale. Per dire. Che figlio di puttana quello là che è andato a mangiarsi il gelato. Che imbecille. Allora, devo capire dove cazzo è la tessera. Aspetta, prima controlliamo. Che tra l'altro era anche cugino, quindi erano pure cugini i genitori di Hitler, quindi... Access granted. Ho sentito un brrr, non ho capito cosa è successo. Altre live con Cop TV. Tanto ci sentiamo spesso io e Cop, non è che... Un sacco di cocchine fresche, però vorrei anche le munizie se possibile. Ora, colto un pezzo del puzzle! Non ci sono munizie. Questa cosa, in qualche modo, mi rattrista enormemente. Ho raccolto un pezzo del puzzle. C'è un puzzle da risolvere, un puzzle. Qui serve un diserbante più che un puzzle. Veramente, qua serve un cazzo di diserbante. Un'altra porta da aprire, numero 3? 3? Access granted. Orco di un culo! Devo diserbare un po' tutto, se no non possiamo tornare sulla terra, tanto pare. Beh, l'aria in teoria dovrebbe diventare più pulita pian piano che diserbo, quindi non so se... Oh, mio Dio, cane maiale, puttana la Madonna. Dio scopato nel culo da un cabello con l'AIDS. Signorina, più tardi, non è il vostro momento di divertirsi. Signorina, aveva sempre piacere vederla. La voglia del pene di pane del pane signorina, di pene di coglioni, devo recuperare le munizie, però. Signorina, me lo ciucci un po', così, posizione perfetta, però poi si levi dai coglioni. Mi servono le signorina! Madonna, sta signorina. Signorina, ma la... Oh! Porca madonna. Signorina, piedi. Signorina, levi il piede. Devo recuperare le munizioni. Porca puttana, signori. Signorina, orca puttana. Signorina, aspetta che già che ci siamo ne approfittiamo. Signorina, aspetti. Devo ingropparla. Signorina, aspetti un secondo. Devo ingropparla, aspetti un attimo. Oh, bene, procediamo all'ingroppamento della signorina. Tanto è già in posizione, bella apparecchiata sui rami, guarda, già messa così, è perfetta. Posizione perfetta per un deep trot parallelo, ottimo. Brava signorina, fa sempre piacere, oddio. Devo mettere via i pezzi del puzzle. Sì, è già apparecchiata, vedi, già apparecchiata per ciucciare piselli a testa in giù. Allora, mettiamo via un attimo i pezzi del... Necrofilia, lascia fare, che la necrofilia ha sempre il suo perché. Mettiamo via i pezzi del puzzle, che non li tengo. Ok, e recuperiamo di fatto quella tessera lì, che sembra molto interessante. Signorina, rimanga così, che dopo torno che ci divertiamo insieme, mi raccomando, non si muova da lì. Ho preso la chiave digitale, cassa. Quale cassa? Dobbiamo trovarla, cassa da aprire. Quella è già aperta, come la signorina. Pompon nelle casse. Allora, devo trovare aprirla, cavaliera, la cassa da aprire, mo. Forse la cassa in una cosa numero 3? Quella là sembra chiusa ancora. Ok. Ho trovato un altro pezzo del puzzle.
Ora c'è la tessera numero 3. Non so che cazzo di altro apre. Questo è il problema. Che cazzo di altro apriva la tessera numero 3? I don't remember. La tessera numero 3. Che cazzo apre? Ma che cazzo di stracazzo? Porco dio maiale, però sei proprio stronzo, eh. Volevo andare a vedere chi era l'omino esplorativo. Credo che questo sia uno dei miei compagni che ha provato a uscire per non respirare il gas di merda ed è rimasto morto là fuori. Oppure sto avendo un'altra allucinazione, cosa effettivamente molto più probabile. Shiva, vedo cose che non esistono. Un po' come... Shiva, vedo e parlo con cose che non esistono. Un po' come fanno i preti e le suore quando fanno così con Dio. Access granted. Oh, che schifo. Vai via. Oh, è il mio compagno ciccione, capisco. Sì, sto vedendo tutti quelli che sono... Ok... Ah, sono tre i pezzi del puzzle. Benissimo. Benissimo. Tu stai fermo, vero? Morro, no, la pianta la sborra. Adoro questi sondaggi sull'Outer Live. Cosa ti manca della Terra? La risposta è semplice: i miei figli. Non vedo l'ora di poter abbracciare quei due stronzi di merda, Sandra e Michael, quelli che erano nella casa. Prima di partire ho fatto un regalo, una gigantesca casa delle bambole con 5 bambole. Mi sembrava in modo carino per non far sentire la mia assenza. Ok. Quindi questa praticamente è... Posso inserire il biologo? Ok, quindi praticamente tutte le persone che ho visto nella casa sono i membri dell'equipaggio che sono morti. Allora, direi di andare a recuperare i pezzi del puzzle. Fare il puzzle. Ragazzi, io vi ricordo ancora una volta che domani non ci sono, perché vado al compleanno di mia sorella. Tornerò domenica alle 21, nel caso. I due pezzi del puzzle. No, sono ben più di due pezzi del puzzle. Il problema è che cazzo devo fare. Il problema è che cazzo devo fare, perché... Adesso sono di nuovo in crisi mistica. Dietro di te, dietro al deposito che hai appena usato, ci sono le munizie. Dove? 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 Che cosa dice? Che cosa dice, ragioniere? Il problema è che ho finito le aperture numero 3. Ma che cazzo devo fare? Vaffanculo! C'è un capodoglio gigante lì fuori. Va a cagare. Che paura. Biao bau, brau wow, vaffanculo. E da quando hai una sorella? Dani ha 25 anni ed è fidanzata, è un po' giovane per te, mi sa. Noi due oramai siamo vecchi, Dani. Shiva, io vedo le cose, però... sono dove è andato il Chad. Ma quella si apre con la tessera numero 4, non con la 3. Oh, Titi, questa cosa ha fatto malissimo. Vabbè, Danny. Vabbè, Danny, ma è vero, siamo un pochino, siamo un po' più vecchi noi, cioè. Vecchi. Meglio un piede nel culo o un culo a piede? Meglio un culo nel piede. Yes! Munitorco Dio, una foglia! Che paura! Mi ci ho messo paura per una cazzo di foglia! Sento suoni, chi è? Oh, oh! Ho sentito... Oh sì, baby! I love the munizze! Hello there. Papere salvo e lo finiamo domenica. Direi che domenica lo finiamo completamente. Antartico, grazie per il 19, Palatino. Papere, vieni questa sera, vi ringrazio per i follow, le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domenica, non domani, non sabato.
domenica alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buonanotte, palatini. Vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domenica alle 21 per una nuova live. Notte, mavere!